GF VIP, Edoardo Donna Maria contro Attilio Romita, figure di mea una dopo l'altra. Da alcuni giorni dalla casa più spiata d'Italia serpeggia una voce secondo cui Antonella Fiordelisi sia pronta a lasciare Edoardo Donna Maria una volta fuori dal reality. Una confidenza che la schermitrice avrebbe fatto ad Attilio Romita, che a sua volta l'avrebbe riferita a Sara Altobello. Durante la puntata di lunedì 13 febbraio, quindi, Alfonso Signorini non ha perso occasione per indagare sulla questione. Il conduttore, dopo aver fatto vedere ai diretti interessati il momento in cui il giornalista racconta questo aneddoto, rispondono in maniera piuttosto diretta a partire da Antonella Fiordelisi che dice, in realtà no. Volevo prendere una casa a Roma, il mio obiettivo è quello di trasferirmi e andare a convivere con lui. Ne abbiamo parlato tante volte Romita, quindi, prova a chiarire la natura delle sue affermazioni, in un momento in cui era molto arrabbiata. Se Edoardo continua a fare così io lo mando a quel paese. Chi non l'ha presa in maniera tranquilla è invece Donna Maria. Attilio ha detto l'unica cosa da lucido che ha detto, è che questo contesto porta molte persone ad essere falsi. Ed è esattamente quello che sta facendo Attilio Romita da un po' di tempo a questa parte. Ha detto a qualcuno io ho capito come funziona questo gioco, ora inizio a giocare anche io. Non rendendosi conto che sta facendo una figura di merda dopo l'altra. Il giornalista, però, se la prende con Edoardo e lo accusa di avergli detto in più occasioni cose non propriamente belle, mi hai detto che sono razzista e sessista. Ho sentito da Antonella in un momento di rabbia, in un momento in cui era particolarmente scossa. Dire se fa così lo lascio Romita, però, ha poi voluto fare chiarezza, spiegando le sue esternazioni. Alfonso, questo può essere un mio personale giudizio, dopo quello che abbiamo visto inscenarsi in questi mesi tra loro. Ho l'impressione che siano una coppia difficile e difficilmente reggerà, hanno avuto l'intelligenza di capire che potevano portare avanti questa storia. Salvo poi capire se da una storia nata lì dentro, ci sono le basi per una storia che possa andare avanti anche fuori. Anche Orietta Berti sostiene la tesi di Attilio Romita e dice, loro stanno lì e fanno il film anche loro come gli altri.